a tutti i nostri ascoltatori di OK Italia Parliamone. Oggi cerchiamo di fare ancora chiarezza sulla forza di questa epidemia del Covid-19. Ospite in studio con noi è il professor Giulio Tarro, classe 1938. Tarro è stato anche ufficiale medico della Marina Militare, primario emerito dell'ospedale Cotugno di Napoli. Ricordiamo a tutti essere un ospedale leader in campo infettivologico ed è stato protagonista della lotta al colera che nel 73 aveva messo in ginocchio il nostro paese perché fu il primo ad isolare il vibrione del colera. Un virologo di fama internazionale, discepolo di quell'Albert Sabin che è stato il padre del vaccino contro la poliomielite e di cui ha anche diretto il laboratorio dopo la sua scomparsa. Anche combattuto l'epidemia dell'AIDS e ha sconfitto quello che veniva chiamato il male oscuro di Napoli, ovvero il virus respiratorio sincinziale che provoca un'elevata mortalità nei bimbi da 0 a 2 anni affetti da bronchiolite. Buongiorno e ben arrivato, professor Tarro. Buongiorno. Professor Tarro, io voglio approfittare oggi per i nostri ascoltatori della sua presenza per cercare di fare chiarezza sull'effettiva valenza e pericolosità di questo virus. Pericolosità è chiara ed è certa perché purtroppo tanti nostri connazionali hanno perso la vita. Ma c'è una grande anche posizione contrapposta fra vari scienziati, fra vari virologi, vari medici, chi sostiene determinate tesi, chi ne sostiene altre. Innanzitutto io vorrei cercare di capire che tipo di incidenza ha questa epidemia sulla popolazione, nel caso specifico in Italia, su una popolazione fatta da 100, in quanti vengono contagiati e hanno conseguenze di mortalità per il coronavirus? Ma innanzitutto dobbiamo tenere in considerazione che noi siamo, per così dire, un mosaico. Qui è un tassello di un mosaico. E per cui, diciamo, sappiamo bene che questa epidemia è originata in Cina, dove si è anche conclusa proprio nel momento che noi andavamo verso una crescita esponenziale. E pertanto, diciamo, la Cina ci deve servire come punto di riferimento. Ormai sappiamo che è una pandemia, cioè in tutti i continenti, e quindi ognuno ha, come dire, un atteggiamento diverso nel senso di controllare questa epidemia. Abbiamo, diciamo, ovviamente anche i tasselli dei mosaici sono diversi. In particolare la Cina è stata molto rigorosa e ha impedito che l'epidemia si svolgesse nel resto della Cina. Ha blindato la provincia di Hubei, dove Wuhan era la capitale di 11 milioni di abitanti, epicentro della malattia stessa. Noi diciamo, facciamo subito dei paralleli con precedenti coronavirus, diciamo, faccio dire letali, in particolare la prima SARS del 2002-2003, con il 10% di mortalità, e poi quella che viene considerata una malattia a macchia di leopardo, cioè la SARS del Medio Oriente, che praticamente iniziata nel 2012, poi si è avuto un episodio epidemico nel 2015 in Corea del Sud, e poi si trova sparso un po' più qui e lì in tutto il mondo. Però, diciamo, in compenso è più un'endemia per alcuni versi e del problema è che c'è un terzo di mortalità, perciò vuol dire il 33%. A questo punto, però, già questo, diciamo, questo secondo tipo di epidemia ci ha dato la possibilità di utilizzare sia gli anticorpi monoclonali umani e sia soprattutto di poter utilizzare il sangue dei guariti per curare i soggetti con la malattia in corso. Cioè questo fanno da premessa a quello che poi tutto sommato è stato l'indirizzo dei cinesi sul piano, per così dire, terapeutico. Loro si sono affidati molto a delle terapie antivirali che potrebbero essere ovviamente importanti per certe situazioni. Credo che sia valido conoscere questi dettagli, perché addirittura dall'Italia è stato suggerito anche l'ozonoterapia a gennaio e i cinesi ci hanno ringraziato a marzo. La delegazione cinese che è stata in Italia si è un po' meravigliata, diciamo, delle poche
mascherine praticamente che vedevano in giro, però in compenso ha cominciato a parlare di sieroterapia, che loro poi hanno pubblicato a fine marzo sui presidi della National Academy of Science. Quindi ci sono stati vari aspetti di contatto, certamente ci sono state tutte promozioni per quello che erano le conoscenze, e adesso anche noi siamo fortunatamente in fase discendente e vogliamo di nuovo aprire, come d'altra parte hanno fatto gli israeliani, che hanno fatto la loro ricetta, era quella in sostanza di isolare gli anziani e lasciare circolare il virus tra i più giovani. La interrompo un attimo, ecco, perché, ecco, la mia domanda è molto chiara, perché il sistema sanitario lombardo, che si è sempre detto essere un'eccellenza nel panorama della sanità regionale italiana, è stato letteralmente messo in ginocchio da questo virus? Due sono le motivazioni. Una è quella là a monte, ossia il taglio dei posti letto per le terapie intensive, che dal 1997 al 2015 è tagliato del bel 51% in tutta, diciamo, in tutta Italia. E poi anche, in particolare, a gennaio, con l'epidemia cinese in corso, i francesi hanno raddoppiato questi posti letto, noi non abbiamo fatto niente. Poi c'era quello che lei ha accennato, la corsa, diciamo, a questi pochi posti letto, in particolare anche da soggetti che eventualmente non ne avevano bisogno in quel preciso momento della loro malattia. Così una epidemia di tipo influenzale, che l'anno precedente che era svolta praticamente con 6 milioni di italiani a letto e 10.000 vittime, si è svolta, diciamo, in pochissime settimane, e tutte, in particolare la Lombardia e poi le 14 province, diciamo, e chiuse per prima, per così dire, per questo lockout, diciamo, dell'epidemia. Ci sono cofattori simili a quelli della dove c'è la capitale Wuhan per quanto riguarda l'ambiente climatico, della pianura padana, ci sono le famose particelle M10 e PM2.5, ancora più piccole, che vettori dal virus, o addirittura possibilità di aprire la porta al virus stesso, il famoso recettore, la C2, attraverso cui è importante perché ci possono essere dei farmaci che possono favorire o eventualmente ritardare questo accesso, a cominciare per esempio dall'ibuprofene, che è un facilitante dell'accesso, e dei derivati ovviamente, invece al contrario c'è la possibilità di poter usare in particolare gli ACE inibitori. Quindi ci sono tutta una serie, diciamo, di considerazioni terapeutiche, magari a posteriori, che però hanno permesso, nonostante le sole tre, per così dire, autopsie in Cina, le morte di più in Lombardia, prima che fossero praticamente vietate, hanno comportato non solo, diciamo, la patologia della polmonite interstiziale, ma anche quella, diciamo, tromboembolia dei piccoli vasi degli organi vitali, che è stata per molti la causa di morte. Le chiedo scusa, ma ogni tanto la interrompo perché per cercare di fare ancora più chiarezza su certi aspetti. Lei ha detto che quindi l'effetto climatico e l'effetto ambientale, questi due aspetti, sia quello ambientale che quello climatico, perché quello della pianura padana, dove ricordiamo c'è stato il maggior numero di decessi e di problematiche, ed è anche simile a quello, diciamo, per certi versi presente nella regione di Wuhan, regione molto inquinata, possa aver accelerato ovviamente lo sviluppo del virus. Ed ancora ha detto che forse il ritardo nel porre in essere tutta una serie di misure per fronteggiare l'emergenza in Italia, ma in particolare in Lombardia, siano state il vero problema? Senza dubbio, già l'ho detto, già almeno come cofattori. Poi ho anche aggiunto poi il problema che stavo affrontando mentre, appunto, lei mi ha di nuovo, per così dire, chiesto di approfondire il quesito della terapia.
Ovviamente non è la stessa cosa affrontare la terapia della morbilità interstiziale oppure avere a che fare con tromboemboli dei piccoli vasi. In questo caso ovviamente era un pronto soccorso che doveva pensarci, a cominciare dall'indispensabile eparina, ma c'è anche, accennavo agli ACE inibitori, c'è tutta una situazione di vedere come questo aumento di dimero cosiddetto vuol dire fibrille, quindi in certo senso uso prodotti come Clexane, insomma, lo stesso cortisone che praticamente inizialmente sembrava non dovesse essere usato in questa malattia epidemica. Ci sono tante una serie di fattori che purtroppo ovviamente hanno preso un pochino, hanno bypassato in sostanza anche i medici di pronto soccorso, c'è stato tutto il problema delle intubazioni, insomma direi tutta una serie di cose che forse ci possono pure spiegare. Poi ci sono delle cose da aggiunte, le cosiddette interferenze virali o perlomeno tra microrganismi. Sappiamo bene che c'è stato un aumento di vaccinazioni a Bergamo con 185.000 richieste di vaccini rispetto alla vaccinazione antimeningococcica a Brescia con 34.000 richieste. Sono tutte cose che interferiscono, perché c'è uno studio dell'esercito americano, del Pentagono, pubblicato, in cui si è visto che c'è un'attivazione delle malattie da coronavirus proprio del 36% dei soggetti vaccinati. Come altro c'è un altro lavoro precedente del gruppo olandese che ha pubblicato nel 2008 sul un giornale dell'Università di Cambridge concernente l'importanza sia del virus influenzale che del virus respiratorio sinciziale nelle infezioni sia da pneumococco che da meningococco. Quindi, come vediamo, ci sono una serie certamente di interferenze, chiamiamole così, che possono avere catalizzato questa situazione. Poi appunto accennavo al fatto delle poche autopsie in Cina all'inizio, delle sicuramente importanti cose che si potevano ovviamente utilizzare da noi, poi non sono state fatte. Questo molto bene. Lei ha parlato di vaccino. In molti ritengono che per questo tipo di malattia, un po' come anche per l'HIV, per l'AIDS, non ci sarà un vaccino pronto per poter realmente tutelarci da questo male. Tant'è che anche per l'HIV, ormai a tantissimi decenni di vita, di presenza di questo male nell'intero mondo, oggi non è stato trovato un vaccino, ma si convive tranquillamente grazie a una cura farmacologica. Gli ammalati di HIV possono avere garanzia di vita pari ai soggetti sani. Bene, anche per quanto riguarda il coronavirus, il Covid-19, che sappiamo avere anche una capacità di mutamento molto veloce, dovremo trovare soltanto delle cure farmacologiche, quindi il tanto atteso vaccino che si dice debba arrivare nella primavera del 21 potrebbe essere inutile? Ma noi diciamo abbiamo un vaccino, come in tutte le situazioni che possono essere possono prevenire le malattie. Il vaccino, il concetto è quello, cioè utilizzare la produzione degli anticorpi da parte del soggetto vaccinato in maniera che poi possa essere in grado di essere protetto quando incontra, per così dire, il microorganismo responsabile dell'epidemia in corso. Ovviamente questo vaccino non c'è e non è stato fatto nemmeno per la prima SARS, tantomeno per la seconda, quindi è una cosa sicuramente possibile, ma non attuale. Ecco perché bisogna, come dire, svolgersi ad altre terapie. Terapie che possono essere antivirali, abbastanza, diciamo, classiche oppure nuove, o eventualmente, la cosa forse principale, qualcosa che abbiamo sempre a portata di mano, ossia gli anticorpi dei soggetti guariti, che rappresentano il vero vaccino in questi casi, non per prevenire, ma in senso terapeutico. Ecco perché l'importanza di analizzare le situazioni attuali da quelle che sono futuribili.
Ecco, lei ha parlato del plasma, di utilizzare il plasma dei soggetti guariti. Il professor De Donno, che ricordiamo è il primario dell'ospedale di Mantova, sta trattando i suoi malati di coronavirus appunto con il plasma dei guariti. La terapia finora si è dimostrata assolutamente efficace, visto che non si registrano decessi tra tutte le persone a cui sia stato somministrato il plasma dei guariti. E però anche questo tipo di percorso portato avanti dal dottor De Donno viene molto contrastato da una parte della scienza, in particolare Burioni, che ritiene che questo tipo di pratica non sia quella risolutiva. Lo stesso Burioni che ha attaccato lei, ha attaccato anche, c'è stata anche una dichiarazione del Burioni nei suoi confronti, ospite una volta da Fazio, dove ormai siamo abituati a vederlo ogni settimana, in cui l'ha paragonata ad un soggetto che fa passerelle tipo Miss Italia. Questo, voglio dire, come si può rispondere a Burioni? Perché c'è tanta contrapposizione e anche astio fra tutti voi che dovreste aiutarci ad avere chiarezza e a rassicurarci? Anche perché, professor Tarro, ricordiamo, e mi dia conferma se questo che dico è giusto o meno, che lo stress provocato, l'ansia che tutti noi stiamo vivendo per la paura di infettarci, comunque non fa altro che abbassare le nostre difese immunitarie. E sentire attacchi e posizioni contrapposte fra voi che dovreste tranquillizzarci sicuramente non aiuta la cittadinanza. Ma io, diciamo, non ho molta intenzione di rispondere a questo quesito, nel senso che però è giusto che venga chiarito. Oh, lei parla di questo Burioni come se fosse chissà chi. Io praticamente non conosco alcune, diciamo, dei suoi lavori che possono essere eventualmente importanti nell'ambito scientifico, e tantomeno penso che possa avere, per così dire, fatto delle indicazioni utili in questa epidemia. Il 2 febbraio ha dichiarato ufficialmente che non ci sarebbe stato nessun caso in Italia. Ancora successivamente si vede come si scatena nei riguardi di questa plasmaferesi in maniera completamente falsa, dal momento che sappiamo benissimo che questa è una pratica che costa poco, come le trasfusioni di sangue, e d'altra parte solo la parte limpida, e d'altra parte è molto sicura, è già stata utilizzata, viene utilizzata ormai in tutto il mondo, in particolare, a parte la pubblicazione dei colleghi cinesi, da New York, alla Germania, che è quella che ha meno mortalità, a tutto il resto, e quindi non è possibile parlare che bisogna stare attenti per la sua sterilizzazione o meno, che sono cose che non hanno senso. La gente certamente non ha nessuna esperienza, nemmeno per così dire, di corsie né di altro tipo di lavoro medico-chirurgico, che è quello che ovviamente è più importante, perché sono sanitari e anche i parasanitari che hanno, per così dire, pagato un grosso tributo a questa patologia, prima in Cina e poi ovviamente in Italia e altrove. Quindi secondo me non c'è motivo nemmeno di distorcere alcune delle sue boutade, perché non è affatto vero che abbia detto fatto che io devo fare la passerella. Lui mi ha detto che io non potevo essere un premio Nobel dal momento che lui sarebbe andato allora a Miss Italia a fare la passerella. Io l'ho invitato io a fare lui la passerella, magari però con la mascherina. Quindi diciamo, non è piacevole avere a che fare queste diatribe, ma francamente poi non vedo fare certi paragoni che non hanno senso. Io praticamente ho fatto l'epidemia del colera, io ho scoperto il Mare Oscuro di Napoli, sono stato all'inizio sull'AIDS per quel che riguarda sia il primo test diagnostico sia la plasmaferesi, nell'AIDS prima del cocktail di farmaci, ancora l'influenza della suina, la viaria controllata e diagnosticata al Cotugno, che allora era la regione, la Campania con maggiore, diciamo, casi, ma proprio perché si faceva una buona diagnosi. Non credo che ci sia nessun motivo di fare gesti paragoni che sono sempre spiacevoli, ma soprattutto nel caso specifico con persone che poi hanno dato, in questo caso il sottoscritto, la vita alla medicina. Non c'è proprio paragone di nessun caso, né a livello umano né a livello ovviamente scientifico.
Di questo la ringraziamo, professor Tarro. Professor Tarro, lei prima ha fatto un passaggio che penso che sia molto importante, circa il cercare di intercettare subito i soggetti che siano risultati infettati per evitare che vengano ospedalizzati nel momento in cui potrebbe essere troppo tardi e per i quali si chieda necessariamente l'intubazione e quindi la terapia intensiva. E ci sono degli altri medici che stanno portando avanti con forza, ma con tantissima difficoltà anche in questo caso, la tesi che si potrebbe procedere a uno screening ematico, quindi quei test sierologici che hanno anche un costo molto ridotto, che permettono di poter sapere se il soggetto sia o meno entrato in contatto con il virus. E laddove dovesse risultare positivo, in quel caso e soltanto in quel caso, procedere con il tampone per capire se il soggetto è ancora o meno infettato. Noi abbiamo avuto ospite di OK Italia Parliamo, neanche Pasquale Bacco di Meliam, che è uno dei soggetti che sta anche producendo in Italia questo tipo di test sierologico, e anche Bacco ci diceva che comunque ci sono tante difficoltà per far recepire al governo e alla comunità scientifica la validità di questo sistema, che è stato già utilizzato da alcune grandi aziende tipo la Ferrari o anche il gruppo Amazon, che oramai da tantissimo tempo, senza aver avuto alcun tipo di caso, lo ricordo soprattutto per la Ferrari, sta utilizzando questo doppio sistema di controllo. Il sistema dello screening ematico potrebbe aiutarci a ridurre gli effetti mortali di questo Covid-19? Ma è molto importante il fatto del test ematico, quindi quando ha detto Bacco diventa di primo ordine, anche perché tutto sommato già in Cina il test era già pronto, era stato anche utilizzato dagli israeliani e promosso per la comunità europea, e questo ovviamente ci riferiamo già a febbraio, quindi non diciamo adesso, quindi diciamo notevolmente in ritardo, perché sicuramente un test più preciso di quello che poteva essere il tampone, e anche lo stesso tampone noi l'abbiamo utilizzato diciamo non in maniera sufficiente, guardi la differenza che c'è stata fra Lombardia e Veneto e anche le prospettive diverse che ci sono state. Lo stesso numero di tamponi, però la Lombardia c'è un numero doppio di abitanti rispetto al Veneto. E quindi anche il tampone in Corea, per esempio. Il tampone in Corea è stato usato in maniera smart, la possibilità di seguire a distanza il paziente, la tua temperatura e l'eventuale peggioramento. In Corea c'è stato meno dell'1% di mortalità, insomma. Ci sono delle cose molto importanti che riguardano appunto il test sierologico giustamente studiato da Bacco, che ha potuto dimostrare e tuttora dimostra questa differenza addirittura con gli anticorpi, che rappresenta un aspetto molto più sicuro del tampone, perché il tampone ha troppi falsi positivi e falsi negativi, mentre il test sierologico può avere un'affidabilità del 95%, ci può dire addirittura se ci sono o degli anticorpi precoci o naturalmente degli anticorpi già diciamo definitivi, che sono le gamma globuline. Questo sì. Professor Tarro, noi dal 4 maggio siamo entrati ufficialmente nella cosiddetta fase 2, anche se poi sappiamo che ogni regione si è autoregolamentata, chi in maniera più di apertura, chi in maniera più restrittiva. Il caso emblematico è stato quello della governatrice della Calabria, che per prima aperto bar e ristoranti, dando possibilità a tutti quanti, ovviamente con una serie di prevenzioni, di poter riprendere la vita normale. Il caldo, professor Tarro, è un nostro alleato per poter finalmente tornare a un po' di normalità? C'è uno studio, diciamo, a livello proprio delle latitudini, quindi un pochino diverso da quello che può essere eventualmente di per sé il calore, che entrano anche ovviamente l'umidità, e che dalla Cina è andata in Europa, tramite la parte settentrionale dell'India, per finire poi agli Stati Uniti. Nel caso specifico, in Africa, certe latitudini che non sono né quelle del Sudafrica né quelle delle nazioni che danno sul Mediterraneo, hanno fatto sì che ci sia solo una endemia, quindi dei focolai, senza che ci sia l'epidemia, e questo diventa un fatto fondamentale anche per quello che ci guarderà prossimamente da giugno in poi, in particolare anche alle nostre latitudini, per così dire, saremo sicuramente anche tranquilli. Non dimentichiamoci che siamo di fronte a un coronavirus, e quindi la stessa famiglia non alberga, diciamo, la stagione estiva, per cui diciamo, ecco perché le prospettive sono molto positive.
Professor Tarro, io purtroppo l'ho seguita veramente con grande attenzione ed ammirazione e la ringrazio per le notizie che ci ha dato. Però mi chiedo perché un importante settimanale, cosa c'è dietro? Un importante settimanale come l'Espresso, poco tempo fa, nel mese di aprile, non mi ricordo se è uscito il 23 o il 24 aprile, ha fatto un attacco quasi strumentale, molto ma molto forte, contro la sua persona, dicendo che lei in alcuni casi millantava anche titoli e ruoli che non erano riconosciuti, quasi a voler distruggere una voce che con chiarezza, e lo sta dimostrando anche nella nostra intervista oggi a OK Italia Parliamone, parla in maniera molto chiara e pacata a tutti, spiegando in maniera semplice quello che è questo tipo di malattia, come si può affrontare, e con prove concrete dimostra che ci sono già gli strumenti, d'altronde sperimentati in altri paesi, ma anche in alcuni luoghi italiani. Faccio una piccola parentesi, purtroppo il professor De Donno, se non ricordo male, ha avuto anche una visita dei NAS presso i suoi laboratori, come se ci fosse volontà di qualcuno di far vivere tutti con uno stato di agitazione e di paura molto forte, aspettando chissà quale tipo di soluzione dall'alto. Ecco, come mi può giustificare, se mi vuole giustificare, un attacco così forte, crudo, penso e sono sicuro che lei lo abbia letto, fatto sulle pagine dell'Espresso contro la sua professionalità e contro la sua persona? Ma io penso che questo in particolare se ne occuperanno ovviamente gli avvocati in seguito alle querele depositate alla magistratura, alle procure della Repubblica, per andare in dettagli e vedere, diciamo, come questi articoli sono del tutto falsi, per giunta di una catena che riguarda anche la Repubblica, che negli anni passati invece aveva dato molto risalto al mio curriculum. Voglio dire che in particolare hanno, diciamo, costato contro uno zoccolo duro, perché possono impressionare, diciamo, per chi legge, ma non eventualmente poi per la sostanza di quello che hanno scritto. La mia biografia rappresenta un punto di riferimento per Huis Pu Marquis in America, e quindi, diciamo, l'enciclopedia americana, in particolare che riguarda sia per quanto riguarda le personalità del mondo, sia negli stessi Stati Uniti, sia eventualmente nel campo medico. Per cui non credo che questo mi riguardi molto, diciamo, da vicino. A livello, diciamo, del mio curriculum, devo per forza pavoneggiarmi con il fatto di essere grande ufficiale medico della Repubblica, di aver avuto la medaglia d'oro del Presidente della Repubblica, sia per la sanità sia per la pubblica istruzione, di aver avuto, visto che siamo in Marina, anche quello dell'ispettore della sanità militare, per quel che riguarda appunto il mio lavoro, per non parlare di tutto il resto che è che mettere, diciamo, in evidenza, perché sono cose talmente, diciamo, false, che addirittura si sono permessi di falsificare un mio profilo su Wikipedia, che, a cui non ho dato mai importanza, cioè non ho mai, diciamo, ho pensato di poter essere presente in questo, diciamo, punto di riferimento. Professor Tarro, quale consiglio in chiusura si sente di poter dare ai nostri ascoltatori? Come possono e devono soprattutto affrontare questa fase dell'epidemia? Ma io credo che bisogna essere molto, diciamo, aperti, come hanno fatto già, avevo accennato prima la ricetta israeliana, come hanno fatto gli svedesi, che hanno avuto oggi del New York Times per la loro non, diciamo, messa in atto del lockout, come già altri paesi, Danimarca sono già tornati a scuola, in Germania si apprestano a farlo, lo sport è ripreso dappertutto. Quindi io penso che ci sono diversi modi, per così dire, di affacciarsi a certe situazioni. Ovviamente anche noi abbiamo delle dissociazioni che sono date da una parte dal nord rispetto al centro-sud delle isole maggiori, in cui effettivamente questo lockout ha poche motivazioni, diciamo, basate su quel che riguarda l'epidemia. Grazie al professor Giulio Tarro per la sua grande disponibilità e soprattutto per la sua profonda professionalità
ed umanità. Professor Tarro, torneremo a collegarci con lei, la ringraziamo per quanto sta facendo per aiutare il nostro Paese ad uscire da questa grave crisi sanitaria. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, a prestissimo. Grazie. Grazie.